Presidente Marsilio, in un momento di grandi trasformazioni, cruciali le sfide sull'innovazione tecnologica e sulla transizione digitale. L'introduzione del professor Giuseppe Mauro all'apertura dell'Abruzzo Economy Summit dà proprio questa indicazione, mostra come lo sviluppo produttivo di un territorio è direttamente proporzionale agli investimenti in ricerca e sviluppo che vengono effettuati. Questo riguarda l'Abruzzo, riguarda l'Italia, riguarda anche l'Europa nei confronti del resto del mondo, perché fa accapponare la pelle vedere la differenza ad esempio degli investimenti sull'intelligenza artificiale quando l'Europa investe 20 miliardi, gli Stati Uniti o la Cina ne investono centinaia, e questo rischia di fare pesantemente la differenza, perché poi la mancanza di competitività e di produttività delle imprese europee la pagano tutti e la paghiamo anche noi. In questo momento noi stiamo subendo una battuta d'arresto in alcuni settori produttivi, perché con la Germania e le fabbriche tedesche in recessione, il comparto industriale tedesco in recessione, tutte le esportazioni e tutta l'attività che si svolge nei confronti di quel paese, in cui è una quota importante dell'economia abruzzese, naturalmente ristagna e si traduce in cassa integrazione, come anche nell'automotive. Se l'Europa insegue degli obiettivi difficili da raggiungere, scaricando costi pesantissimi sulle imprese, e se poi il risultato è cassa integrazione o fabbriche che chiudono in Germania, in Belgio, nel resto d'Europa, non possiamo meravigliarci, dobbiamo anzi riflettere. E come anche in questa relazione del professor Mauro, che ringrazio per la lucidità e la chiarezza, è dimostrato, poi la decisione politica diventa fondamentale per dare un indirizzo anche all'economia del territorio. L'Europa deve assumere una decisione politica che io cerco di incoraggiare e cercherò di incoraggiare con un parere di cui sono relatore presso il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. In questo parere per la prima volta una istituzione del territorio europeo dice al Parlamento e alla Commissione: attenzione, ripensiamo all'agenda della transizione verso l'elettrico, della transizione ecologica, perché la sostenibilità deve essere non solo ambientale ma anche sociale. Bisogna arrivare vivi al futuro decarbonizzato e sostenibile ambientalmente, perché se noi desertifichiamo la presenza industriale europea per inseguire obiettivi praticamente irraggiungibili o rispetto ai quali il mercato fatica ad adattarsi, rischiamo di fare un danno irreparabile. Come si fa però poi a contemperare le esigenze? Dall'altra parte c'è il cambiamento climatico, quindi quale può essere la strategia, Presidente? Intanto il buon senso, la ragionevolezza e il senso delle proporzioni. L'intera Europa incide per l'8% sulle emissioni climalteranti e non può farsi carico da sola dell'intero problema mondiale, perché mentre l'Europa si autoimpone, quasi autoflagellandosi, ritenendosi o facendo credere magari ai suoi cittadini, a cominciare dai più giovani, che il principale responsabile dei problemi mondiali sia l'Europa, poi invece la Cina continua a alimentare con il carbone, neanche con il gas metano, ma con il carbone le proprie industrie, il proprio approvvigionamento energetico. Altri grandi produttori mondiali, l'India, un paese che oggi ha la popolazione equivalente a quella della Cina e così via, questo produce una svantaggio competitivo dell'Europa che poi paghiamo, perché non produciamo nessun beneficio sensibile neanche al clima, all'ambiente e al pianeta intero, perché se poi le industrie che sono più sensibili e culturalmente più avanzate e tecnologicamente più avanzate verso quella strada vengono condannate a morte rispetto alla concorrenza squilibrata, non bilanciata, delle industrie cinesi, russe, indiane, sudamericane e anche statunitensi, che su questi parametri giocano un'altra partita, è evidente che spostiamo la produzione in luoghi che continuano a produrre più inquinamento. Quindi bisogna trovare la giusta misura per tutelare l'industria europea, permettere che questa transizione e che questo passaggio avvenga nei tempi e nei modi giusti e non appunto dandosi poi la zappa sui piedi, come sta capitando per interi comparti produttivi. I segnali di allarme ci sono, spero che tutti sappiano coglierli. Grazie Presidente. Okay.